la cecità di molti uomini, molte persone rispetto alle cose dello spirito. Quindi sembrava veramente straordinario che queste persone, pur dotate naturalmente di intelligenza, di penetrazione in altri campi, anche di sensibilità, e avendo preso contatto con l'argomento, continuano a conservare questa chiusura estrema, come se l'argomento spirituale non risvegliasse in loro niente, nel loro stesso spirito, neanche lontanamente, neanche una eco lontana di un ricordo, un ritorno di pensieri, un dubbio, una preoccupazione, un interesse. E quindi naturalmente io dicevo che questo naturalmente dovuto al fatto settoriale, alla preparazione settoriale per cui uno segue una sì, certa ma c'è anche una causa più lontana. La causa più lontana si può configurare certamente a livello spirituale. Il fatto di avere una preparazione umana non significa niente. Cioè, umanamente un essere può avere un'ampia cultura scientifica, umanistica, accademica in genere, ma non avere alle spalle quella evoluzione spirituale che gli consente di fare quel passo in più che altri fanno con estrema semplicità, pur essendo sprovvisti di quella cultura scientifica e umanistica. Il fatto è che tutto questo corrisponde a una regola spirituale, perché uno spirito il quale non ha ancora raggiunto una certa maturità evolutiva o è addirittura all'inizio della sua parabola della interpretazione della realtà, aderisce, diciamo pure distinto, a quell'universo materiale, energetico, riconosce la formalità delle leggi perché non può disconoscerle, ma non risale attraverso la realtà che osserva a Dio. La scoperta di Dio è una scoperta postuma, avviene dopo. Uno spirito che inizia la sua parabola può anche ignorare il problema di Dio. Sa che esiste perché questa conoscenza gli viene dal profondo, ma non essendovi un riscontro con la ragione, egli le mette da parte e non se ne occupa, fin tanto che lo scoprimento di un'ulteriore realtà non lo costringe a ripescare l'istinto divino e a metterlo di fronte alla ragione e alla conoscenza e operare poi quella critica che lo porterà in seguito all'accettazione completa di Dio. Non sembri strano tutto questo, che un essere spirituale senza corpo possa trovarsi di fronte a questa situazione, e cioè addirittura ignorare, non occuparsene, se non in qualche caso addirittura negare l'esistenza di Dio. Non meravigli, perché, vedete, ancora una volta si riafferma il mio vecchio principio, tra un essere spirituale e un essere incarnato, tra uno spirito e un uomo, non c'è una sostanziale differenza. Il problema di Dio, e poi diventerà, se capisce, il problema dell'anima, e sulla terra diventerà il problema spirituale della sopravvivenza, eccetera, il problema di Dio è un problema che si presenta allo spirito e non si presenta all'uomo. Infatti, voi potreste benissimo vivere senza minimamente trattare l'argomento di Dio, perché è un problema, è un argomento che affronterete dopo e necessariamente lo dovrete affrontare. Ma sulla terra nulla si aggiunge a voi e nulla si toglie se trattate o non trattate l'aspetto divino. Quindi potete crederci o non crederci, non vi spostate di un millimetro dalla vostra evoluzione, tanto
L'evoluzione non è affatto legata al credere o non credere in Dio, ma è legata a ben altre cose, e cioè appunto a quella sommatoria di esperienze, eccetera. E in queste esperienze la realtà di Dio non c'entra affatto. Che poi credere in Dio possa anche a livello pratico far comodo allo spirito, perché sappiamo benissimo quale illuminazione, quale conforto, quale pace deriva dall'accettazione di Dio, questo è un altro discorso di ordine pratico. Ma dal punto di vista dell'evoluzione lo spirito deve seguire i suoi passaggi obbligati. Ora, uno spirito il quale ha già da essere spirituale, questo atteggiamento nei confronti della realtà spirituale, è chiaro che venendo in terra egli porta sopra di sé una parte di questa tendenza che va a incrociarsi con quella naturale tendenza della materia che dà il rifiuto di tutto quanto è spirituale. Ed allora avete proprio quegli individui, quelli sono sordi dal punto di vista dello spirito, e lo sono sordi non per colpa loro, e non sono sordi perché è soltanto la materia a prevalere, ma perché c'è un vero riscontro a livello spirituale. Il problema della sopravvivenza, intendiamoci, è un problema esclusivamente dell'uomo, che non esiste neppure nell'aldilà. Nell'universo il problema della sopravvivenza non è un problema. È quindi una caratteristica della conoscenza umana ricercare ciò che è oltre la materia, perché l'uomo vuole sentirsi confortato, eccetera, eccetera. Ma è uno pseudo problema che interessa soltanto l'essere umano. E lo spirito come potrebbe avere un problema di sopravvivenza? Per lo spirito c'è almeno questa coscienza dell'esistenza. Uno spirito all'inizio dell'evoluzione può porselo in altri termini, per esempio. Può chiedersi se la sua essenza, la sua realtà sarà eterna oppure no. Quindi una sopravvivenza di altro tipo, questo può essere un problema dello spirito, ma è un problema anche questo che viene superato. In ogni caso non assume mai le fasi drammatiche del rapporto vita-morte, perché lo spirito sa che la morte per successione di eventi non esiste, e che semmai dovrà parlarsi di un'eventuale morte dello spirito in generale e anche in particolare di se stesso, ma è un problema sempre visto in maniera molto lontana dallo spirito, ed è in maniera molto lontana perché lo spirito non può mai scorgere la morte, perché nell'universo la morte non esiste, né a livello universale, neppure a livello individuale. Non vede mai uno spirito che muore, non si può vedere. E dunque, se anche il problema viene posto dallo spirito come eventualità di una morte eterna, è un problema visto in una prospettiva molto lontana e che pertanto perde tutti i caratteri della drammaticità, anche perché lo spirito è sprovvisto di emotività, essendo l'emotività legata al sistema nervoso e alla psiche. Ed è tutto questo che porta a voi l'angoscia della vita e della morte. Ora, i materialisti, coloro i quali parlano soltanto di materie, hanno risolto a loro modo il problema. E cioè l'hanno risolto nel senso che, comunque vedano le cose, la morte è un dato esistente. Ed essendo un dato esistente, che si possa o meno sopravvivere è cosa che non interessa il ciclo della vita. Dunque, noi potremmo anche configurarci un tipo di esperienza di questo genere, cioè potremmo anche considerare che in qualche caso potrebbe essere utile vivere così, e cioè vivere un ciclo di esperienze, sia pure materialistico, senza essere contaminati da idee che allontanano dal gruppo primario delle esperienze, evitare la dispersività. Gli uomini in genere sono molto dispersivi. Ora, si potrebbe anche dire che il materialista evita la dispersività,
E levita perché? Rispondendo a un fine dell'evoluzione, e cioè quello di venire in terra per avere l'esperienza della materialità, e in fondo non fa altro che adempiere proprio a questo principio, senza lasciarsi minimamente distrarre da altre cose. Questo aspetto potrebbe avere un suo interesse, e dico che qualche volta si può anche verificare, però c'è un altro risvolto, e che in definitiva poi questi stessi materialisti finiscono con non vivere neppure l'esperienza della materialità, e cioè questa materialità o questo materialismo diventa soltanto un'etichetta teorica, un credo teorico che non ha rispondenza nell'esperienza pratica. Intanto tra il modo di vivere del materialista e il modo di vivere dello spiritualista non c'è una sostanziale differenza. Però si può anche ammettere un'altra ipotesi. Si hanno anche molti spiriti di buona evoluzione. E quelli sono materialisti perché non riescono a superare una certa barriera, direi teorica. Infatti non tutti i materialisti sono degli uomini cattivi o degli uomini perversi. Ce ne sono tanti di eccellenti. Ce ne sono alcuni che sono davvero ottimi, il che significa che esiste un patrimonio spirituale alle spalle. C'è almeno un'evoluzione. Ora, dunque, il materialismo o non significa molto. Bisognerebbe analizzare l'individuo e vedere perché e come reagisce in una maniera negativa alla prospettiva spirituale. Può reagire anche perché determinati principi spirituali sono stati messi in crisi. Non bisogna dimenticare che voi attraversate una crisi spirituale enorme, e cioè veramente senza un'alternativa ragionata e coerente è molto facile fare i materialisti e diventarli. Un uomo fortemente sensibile a problemi generali dell'umanità o anche dell'universo non trova nella cultura il riscontro a certi principi, non li trova nella religione soprattutto, e non ritrovendoli e non essendo capace di crearsi un'alternativa anche teorica, egli nega tutto e cade nel materialismo. Questa ripetizione di errori porta a un tipo di mente che rifiuterà sistematicamente ogni prospettiva spirituale, la quale verrà scambiata per una pseudo-religione, mentre invece si tratta di un nuovo umanesimo, di una nuova impostazione della vita e della morte. Vedete, queste stesse cose che noi diciamo potrebbero essere facilmente scambiate per i dettami di una qualche religione o di una qualche filosofia. Perché? Perché filosofia e religione in particolare, hanno perduto di credibilità. Ed avendo perso questa credibilità, è chiaro che ogni discorso di tipo metafisico ritorna sempre in questo aspetto della credibilità, e per analogia viene considerato un problema di carattere religioso e viene negato in blocco. Il materialismo, d'altra parte, si giova anche di tutta la nuova corrente scientifica che voi avete creato in questi ultimi decenni. Una corrente scientifica che non ha avuto ancora una sua sintesi filosofica ed è andata avanti negando e dimostrando tutt'altre cose, e in queste altre cose per lo spirito sembra veramente non esserci posto. D'altra parte poi, diciamolo francamente, l'idea che voi avevate dell'anima era un'idea veramente alquanto assurda. L'essere umano con quest'anima che non si è mai detto cosa potesse essere, ma che veramente ha avuto intorno a sé tutte le più assurde definizioni di tipo magico o di tipo sovrannaturale, con uno spiegamento di forze alle spalle, qual era l'inferno, il purgatorio, il paradiso, e con questo Dio, pseudo-Dio, posto tra l'anima e questa specie di Eden o di inferno, pronto a taglieggiare con una spada infuocata. Una immagine dunque mitologica e inaccettabile dalla ragione,
è inaccettabile nel momento in cui puntualmente la scienza costruiva la sua scienza stessa e quindi il suo materialismo. Ed è chiaro che gli uomini totalmente sbandati hanno finito col negare tutto. Questo già si era verificato in passato, perché intendiamoci, i materialisti vi sono sempre stati, ma in passato vi era una insufficienza di cultura, vi era un'insufficienza dei metodi di approccio alla cultura. Oggi vi sono ragionamenti più sofisticati, più profondi anche, e basta indirizzarli in una maniera o in un'altra per aversi o il materialismo o lo spiritualismo. Ditemi. Ci sono domande su questo argomento? Eventualmente uno spirito è evoluto, che si incarna in un ambiente malsano, con abitudini cattive, può lui commettere azioni cattive? Alcune sì ed alcune no. Diciamo alcune sì, tenendo conto che la sua costruzione umana sarà una costruzione che rifletterà l'educazione ricevuta. In questa educazione ricevuta si capisce la tendenza verso gli errori è appoggiata dall'istinto, cioè l'istinto dell'uomo tende a soddisfare certi bisogni indipendentemente da un giudizio di tipo morale. Quindi c'è una prevalenza, almeno nel fanciullo, di tutta questa sintomatologia. Divenuto adulto, il potere spirituale e l'evoluzione spirituale prenderanno il sopravvento. E infatti in molti casi, diciamo tardivi per così dire, di esseri umani che hanno avuto una gioventù travagliata e una maturità, diciamo, quasi santa, vero. Uno di questi è Francesco d'Assisi, per esempio. Cioè, vi sono possibilità di recupero, ma vi sono anche casi in cui il recupero non avviene. Non avviene quando la mente è completamente chiusa per un'educazione e un'influenza ormai sbagliate. Vi sono anche casi di aperta ribellione, per esempio. Devo dire che sono più rari, perché il fanciullo è estremamente malleabile. Ed è difficile che lo spirito possa dare suggerimenti di tipo morale, perché le stimolazioni, anche se vi sono, vengono soffocate dalla formazione stessa del cervello e della psiche, che tendono appunto al soddisfacimento di bisogni specialmente piacevoli. Naturalmente, quando però noi diciamo azioni negative, bisogna non riportarci a una pseudomorale, ma a una morale più generale. Quindi parliamo, diciamo, dei casi più conclamati, per esempio se un uomo può uccidere un altro uomo, perché i confini tra moralità e immoralità sono molto, ma molto labili, e sulla Terra sono piuttosto convenzionali. Ma diciamo il caso tipico che può essere quello dell'omicidio. Bene, nei casi più gravi dirò che l'essere umano non riuscirà, se spiritualmente evoluto, ad uccidere un altro essere umano. Ecco perché dico, è possibile in parte sì e in parte no. Diciamo che uno spirito evoluto in un corpo evoluto non raggiungerà il massimo della negatività e quindi, nell'esempio, non riuscirà mai ad uccidere un altro essere umano. Ma può darsi che li trovi, anzi senza il può darsi, trova una sorta di compromesso tra lo spirito, ovvero lo stimolo spirituale e le esigenze della sua psiche, e trovi una sorta di compromesso, per cui saresti un essere per metà asociale, ma saresti quella asocialità tipica che non raggiunge le forme delinquenziali aspre, ma raggiunge quelle forme intermedie che molto spesso la società stessa finisce col tollerare. In altri termini, uno spirito evoluto non compirà grossi errori, ma la mente sarà portata a farli.
su una mezza strada. Ora, molti di questi individui, giunti in età più adulte, riescono a capire. E poi dipende tutto questo dalle circostanze, si capisce, da un giusto incontro, da situazioni che mutano nella società, nella famiglia, nell'ambiente. Tante persone hanno una gioventù un po' sinistra e poi si raddrizzano. Il raddrizzamento spesso è dovuto a una migliore conquista dello spirito, o perlomeno a segnali spirituali che giungono in una maniera più precisa su un cervello e su una psiche in grado di recepire. Ora si possono distinguere le persone evolute in mezzo a un numero di persone che commettono atti cattivi, bassi. È una distinzione però che non va tutto sommato fatta così, perché tra le persone che commettono atti involuti o atti bassi, ancora una volta bisogna distinguere che cosa intendiamo per alto e per basso, e per evoluto e per inevoluto sulla Terra. Tutto ciò che fa del male agli altri, per esempio. Tutto ciò che fa del male agli altri, sì, questo è certamente il principio sul quale voi dovete basarvi, però bisogna anche tener conto di molte attenuanti. Vi sono persone che fanno del male agli altri per ignoranza, perché non sanno, perché non capiscono, perché non riflettono bene su quello che fanno, e involontariamente fanno del male, un male che eviterebbero se avessero una maggiore prospettiva nella conoscenza. Però noi dobbiamo accettare questo principio non avendone altri migliori di paragone. E certamente questa distinzione può andar bene per classificare, sia pure in una maniera grossolana, gli uomini. Avete questo giudizio, però voi con questo metro finite col classificare gli uomini, mettendo da una parte i buoni e da una parte i meno buoni. Ed è una distinzione che non si dovrebbe fare, però. Non si dovrebbe fare perché la Terra è soltanto un passaggio dello spirito. I segni buoni o cattivi sono segni che valgono fra di noi spiriti, includendo anche voi che siete spiriti incarnati. Ma di fronte a Dio è una distinzione che non esiste, essendo tutti uguali nei confronti di Dio. Ed è questo poi il principio assoluto di fratellanza fra gli esseri spirituali. In questa fratellanza in cui non esistono i buoni e i cattivi, esistono coloro che sanno di più e coloro che sanno di meno, e non sono per questo meno buoni, sono semplicemente i meno provvisti di conoscenza. Ecco appunto, allora a uno spirito come spirito, oltre la vita, e la, cioè il nascere e il morire, quali sono le esperienze che gli possono veramente interessare? Cioè, non so se sono riuscito a spiegare. Sulla Terra? Sì. Vedi, sulla Terra interessa tutto, è chiaro. Lo spirito viene sulla Terra, diciamo con un termine un po' brutto, per raffazzonare tutto quanto gli è possibile. Ed il raffazzonare è un termine in questo caso brutto ma molto preciso, perché lo spirito, perdendo quasi totalmente la coscienza di sé in questo corpo, consente che questo corpo veramente raffazzoni tutto quello che gli è possibile sulla Terra, salvo a rifarsi un giudizio preciso, ovvero un inventario dei beni a disposizione a morte avvenute. Perché in realtà, per quanto possa programmarsi le sue esperienze, lo spirito non riuscirà mai a farle come le ha decise. Vi sono sempre delle deviazioni, delle soste, degli inceppamenti per la strada, e poi per questa strada della Terra finisce con l'incontrare sempre situazioni impreviste, quindi col raccogliere migliaia di microesperienze delle quali non aveva la più pallida idea nel momento che è venuto in Terra.
Dunque veramente raffazzonare, prenderne una quantità. Si capisce che in questo raffazzonare c'è una linea portante che è quella che lui ha scelto, ma su questa linea confluiscono una massa di informazioni veramente impressionanti. Un solo esempio di questo impressionante numero di informazioni ci viene dato dal periodo in cui state a scuola. Pensate semplicemente su questa mente di un ragazzo quante informazioni confluiscono. Informazioni, badate bene, che allo spirito non interessano minimamente. Perché cosa volete che allo spirito importi della storia o della geografia o della matematica? Non importa proprio niente. Però attraverso questa miriade di segnali informativi che raggiungono il cervello c'è un lavoro interiore che il ragazzo fa. Volontariamente o involontariamente, egli trasmette altri tipi di segnali al suo inconscio, e cioè alla sua struttura profonda. Questi segnali modificano la sua coscienza interiore, la quale, unitamente al segnale spirituale, elabora una sorta di progetto di tipo vitale, di tipo dinamico, e il progetto che subisce variazioni continue a sua volta a seconda delle informazioni che riceve. La prova di tutto questo vi viene dal fatto che i ragazzi ogni settimana fanno un progetto per il loro avvenire, sembrano voler far tutto nella vita. Il ragazzo sogna ad occhi aperti, e una volta vuol fare l'operaio, una volta il medico, una volta chissà che cosa. Queste variazioni nei progetti vengono dall'incrocio tra i segnali esterni di tipo informativo, culturale per esempio, anche non culturale, l'esigenza dello spirito che invia deboli segnali, quindi la linea portante dello spirito, e l'elaborazione che già sta avvenendo nel corso del suo inconscio. Durante tutto il resto della vita voi senza accorgervene continuate a camminare così. Le informazioni e i segnali non saranno più di tipo scolastico, diventeranno altri tipi di segnali, dal mondo del lavoro, dal mondo sociale, dalla situazione economica in cui versate, dal sistema degli affetti come l'avete organizzato, fino alle elaborazioni vostre, esigenze dell'istinto, impatto tra istinto e realtà che c'è fuori, e su tutto questo poi grava la legge del mondo, le inibizioni, questo si può fare e questo non si può fare, e tra il fare e il non poter fare voi finite con l'innestare un giudizio che alla fine non è neppure il vostro, ma è un giudizio risultante dalla sommatoria di tutti questi segnali che sono entrati dentro di voi, per cui voi credete di dare un giudizio, ma il giudizio è soltanto una risposta atipica che proviene dalla sommatoria di tutti i segnali incamerati. E allora, ecco quando io dicevo raffazzonare le esperienze, in tutto questo che abbiamo visto lo spirito non c'entra per niente, lo spirito non ha quasi nessuna parte, lo spirito gioca soltanto una sua carta, che diciamo può essere vincente o perdente, ed è questa. Da tutta la sommatoria di questi segnali, quindi chiamiamoli segnali che poi diventano esperienze, si capisce, informazioni, le cose che fate, le cose che non fate, quelle che vorreste fare, quelle che non vorreste fare e dovete fare, eccetera, tutte queste manifestazioni all'atto pratico si tramutano in vostri atteggiamenti, in vostri giudizi, in vostre operazioni. Lo spirito a questo punto ha, diciamo, una sola carta vincente.